Amici di Good Vision, bentrovati ad un'ennesima puntata, puntata che anche oggi, come al solito, tratterà la vostra salute, in questo caso la salute di tutti, non in maniera generica, ma per la precisione, la salute e il benessere dell'occhio, in questo caso della vista. Anche oggi ci avvaliamo del prezioso aiuto del dottor Calossi che abbiamo in studio. Buongiorno dottore, salve. Buongiorno. E bentrovato. Dottore, allora, noi ci siamo lasciati con un argomento molto importante, che era appunto quello delle lenti a contatto. Molti amici da casa hanno fatto richiesta, hanno fatto milioni e milioni di domande, perché forse non bastava un programma per raccontare tutto quello che riguarda appunto la salute dell'occhio in relazione alle lenti a contatto. Quindi vorrei subito usare le domande dei nostri amici da casa, chiedendole che tipi di lenti a contatto sono disponibili sul mercato. Beh, in effetti l'argomento lenti a contatto è veramente vasto e quindi una trasmissione naturalmente non basta per affrontare tutto quello che si dovrebbe dire a riguardo. Bene, lenti a contatto oggi abbiamo tantissimi tipi di lenti. In passato, tanto per fare una nota storica, esisteva un tipo di lente a contatto solo. La prima lente a contatto fu una lente in vetro soffiato, parliamo della preistoria della lente a contatto. Non deve essere stata comodissima da tenere all'interno dell'occhio. Era comoda perché una lente molto grande non dà fastidio, ma aveva tutta una serie di problemi, che era quella sostanzialmente dell'ossigenazione dell'occhio. Con l'avvento delle plastiche, parliamo di 70 anni fa, le lenti sono state fatte in materiali plastici, inerti. E abbiamo sempre avuto però il problema dell'ossigenazione dell'occhio. La cornea, essendo trasparente, non riceve ossigeno dal sangue come tutto il resto del nostro organismo, ma lo riceve dall'aria. L'ossigeno che è nell'aria si scioglie nelle lacrime e dalle lacrime passa all'occhio. Quindi la ricerca è andata avanti e oggi abbiamo a disposizione tanti materiali sia morbidi sia rigidi, e poi magari approfondiamo questo argomento, certo. E sostanzialmente la totalità dei materiali che abbiamo oggi a disposizione sono permeabili all'ossigeno, e questo poi magari lo svilupperemo più avanti. Dottore, quanto tempo serve ad una persona per abituarsi poi alle lenti a contatto? Dipende dal tipo di lenti. Dicevo prima che ci sono tantissimi tipi di lenti. Si dividono sostanzialmente in due grandi famiglie. Uh-huh. Le lenti fatte con materiali rigidi, non flessibili, e che hanno dei vantaggi rispetto ai materiali morbidi. E uno dei vantaggi dei materiali rigidi è la qualità ottica, perché una struttura che non si deforma permette di correggere anche alcuni difetti particolari che sono dovuti a un'irregolarità della superficie corneale, e c'è più ricambio di lacrime sotto la lente, però c'è meno comfort, perché la palpebra, quando passa sopra la lente, sente il bordo della lente e quindi all'inizio dà fastidio. Per questo motivo bisogna fare un adattamento progressivo. Dall'altra parte c'è tutta la famiglia delle lenti morbide. Le lenti morbide hanno qualche limite per quanto riguarda alcuni difetti di vista, cioè non sono in grado di correggere le deformazioni corneali, però hanno un comfort eccellente, perché la lente si adatta sulla superficie oculare e quindi i tempi di adattamento sono estremamente brevi. Diciamo che con le lenti che abbiamo a disposizione oggi, per difetti non estremi, sono estremamente sottili, molto molto flessibili, e quindi l'adattamento è praticamente immediato. Potremmo provare a paragonare le lenti a contatto a una macchina, no? Che comunque hanno bisogno di manutenzione per essere utilizzate, ma c'è anche un momento in cui vanno cambiate sicuramente. Ogni quanto, qual è il tempo giusto per cambiare poi le lenti a contatto? Ancora, dipende dal tipo di lente. In passato le lenti venivano fatte tutte su misura. Ma potremmo dare un tempo standard, oppure veramente dobbiamo vedere nello specifico? Molto nello specifico. Molto. Ci sono lenti che si usano, la stessa lente che si usa fino a un anno, uh-huh, e altre lenti che si usano un giorno e poi si buttano via. Tanto per dirle che differenza c'è.
Quindi diciamo che oggi abbiamo delle lenti a produzione industriale che permettono di abbassare i costi di produzione. Vanno bene per gli occhi standard, non vanno bene in tutti i casi, però con una lente di questo tipo si può fare una sostituzione frequente. La sostituzione frequente vuol dire al massimo entro un mese, e queste sono le lenti a sostituzione mensile, oppure lente a sostituzione più frequente fino ad arrivare a una lente vera e propria usa e getta, cioè la lente si prende dal blister sterile, si mette nell'occhio, quando si toglie quella lente si butta via e si riutilizza un'altra lente. Attenzione, perché se una lente è usa e getta, vuol dire che quando si tocca e si toglie dall'occhio bisogna buttarla via, non appoggiarla da qualche parte, certo, ad esempio in un bicchierino magari pieno di acqua e poi rimetterla nell'occhio, perché altrimenti sono dei rischi anche abbastanza seri. Questo è un po', poi per tornare al discorso del fai da te, no? Quello che sì, abbiamo fatto anche nella scorsa puntata. E che cosa succede invece? Parliamo un attimo dei rischi. Se non si rispettano, dottore, i tempi prescritti, appunto. Non soltanto i tempi, ma anche le modalità d'uso. Cioè ogni lente, ogni tipologia di lente e ogni occhio ha bisogno del suo regime d'uso e del suo sistema di manutenzione. Se una lente è usa e getta, bisogna buttarla via appena si toglie. Se una lente invece si riutilizza, o che sia a sostituzione frequente, oppure che sia una lente costruita su misura e quindi che abbia una durata più lunga, la lente deve essere accuratamente pulita e disinfettata. Quando la lente ha raggiunto il numero di giorni per cui è stata testata, bisogna buttarla via. Ecco, ci sono tra l'altro, dottore, dei rischi poi nell'uso delle lenti a contatto, o è tutto così estremamente semplice come a volte si può fare apparire? No, assolutamente, è apparentemente semplice. Ecco, invece apparentemente è molto più semplice, perché le lenti che abbiamo a disposizione oggi, nei casi normali, non parlo dei casi speciali in cui le cose sono più impegnative, ma nei casi normali le lenti sono semplici da gestire e da utilizzare. Cioè, una volta che uno ha imparato a manipolare le lenti nel modo corretto, la cosa è relativamente semplice. Tuttavia bisogna fare molta attenzione, perché i rischi ci possono essere, tutto ha un certo coefficiente di rischio, anche la lente a contatto. Il rischio che ci preoccupa di più è quello infettivo. Cioè, se l'occhio, o meglio la cornea, subisce un evento infettivo, ci possono essere delle conseguenze serie. Le conseguenze serie sono che se c'è un'infezione dell'occhio, non dell'occhio ma della cornea, si possono avere delle cicatrici che possono compromettere in modo permanente la vista di una persona. Questi eventi sono estremamente rari, e se si seguono le accortezze, le istruzioni d'uso e si fanno i controlli periodicamente da un applicatore specializzato, e almeno una volta l'anno un controllo medico dell'occhio, i rischi sono estremamente bassi. Se invece non si seguono queste norme, se la lente non viene usata per quello che è stata fatta, ci possono essere alcuni rischi, come ripeto, che possono essere anche seri. E in questo caso io ho riportato proprio testualmente una domanda di un nostro amico da casa che ci è stata fatta in relazione alla scorsa puntata, la puntata appunto delle lenti a contatto che abbiamo proseguito anche oggi, e l'ho proprio trascritta, dottore, come ci è stata fatta. E chiede: è possibile che una lente vada persa dietro al mio occhio? Questa è una domanda forse un po'... Questa domanda mi fa sorridere, però... però in effetti, anche giusta, normale. Capita abbastanza spesso che chi si mette le lenti per la prima volta ci faccia queste domande. Certo. Questo perché la lente deve essere centrata sulla cornea, quindi va messa centrata, se non si centra perfettamente va a posto da sola, ma in alcuni casi, soprattutto in alcuni tipi di lenti, la lente può muoversi e si può decentrare. Ecco, il dubbio che vada dietro l'occhio in realtà è un dubbio che possiamo tranquillizzare subito, perché la superficie oculare è chiusa da, come se ci fosse un sacchetto, che si chiama sacco congiuntivale. La congiuntiva è una membrana che riveste tutta la superficie, sia quella che si vede, cioè la cornea, e la parte bianca, cioè la sclera, ma anche la palpebra interna. Questo sacco è chiuso e quindi la lente si può dislocare, ma rimane sempre sulla superficie, cioè sulla parte esterna dell'occhio. Ecco, le lenti a contatto, dottor Calossi, sono adatte anche ai bambini?
Le lenti a contatto non hanno una controindicazione legata all'età, ne avevamo parlato anche la volta scorsa, e naturalmente i bambini sono una categoria di pazienti un pochino più critici da gestire, perché certo, hanno paura di toccarsi gli occhi, quindi solo se c'è una necessità reale è il caso di mettere la lente a contatto ai bambini. Come ho già detto l'altra volta, ci sono alcune indicazioni importanti, e queste sono quando c'è un difetto di vista molto molto alto, oppure quando c'è differenza fra i due occhi, in cui la correzione con lente a contatto permette una maturazione visiva più importante. Ecco, c'è però un'età minima, vale a dire diciamo da tot anni in su il bambino potrebbe, dopo aver verificato tutte le problematiche del caso, utilizzare le lenti a contatto oppure no? Ecco. No. Legata all'età c'è la gestione dell'applicazione delle lenti. Un bambino molto molto piccolo, che può avere un'esigenza di questo tipo, deve essere seguito dai genitori. Dai genitori, chiaramente. E certo, quando il bambino comincia a essere un po' più grandino, e i bambini a volte sono molto molto più scrupolosi dei ragazzi, certo, adulti, tra virgolette, e quindi se si inquadrano bene, se si istruiscono bene i genitori, naturalmente ci deve essere un'indicazione precisa. Ecco, per chiudere l'argomento lente a contatto, vorrei chiederle se può usare le lenti a contatto anche chi porta occhiali bifocali o progressivi. Sì, chi porta occhiali bifocali o progressivi è presbite. Magari affrontiamo questo argomento in una delle vostre puntate, così parliamo un po' della presbiopia. Però posso già anticipare che anche chi è presbite può usufruire delle lenti a contatto multifocali o bifocali. Ci siamo muniti di una matita per occhi, un eyeliner, che credo che poi nel dettaglio si chiami così. Vorrei chiedere a lei, dottore, quanto in questo caso può essere pericoloso, fra virgolette, il trucco per l'occhio? Ci sono dei casi in cui non è più bellezza, ma è quasi un rischio? Un rischio, direi, pericoloso no, però ci possono essere, ci devono essere delle accortezze che chi fa uso di trucchi deve tenere in considerazione, perché uno non lo sa, però l'occhio è fatto in un certo modo e bisogna non interferire con la corretta fisiologia dell'occhio stesso. Quindi se noi ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto sulla lente a contatto, chi usa lente a contatto e fa contemporaneamente uso di trucchi deve seguire alcune accortezze ben precise. Ecco, e proprio per questo vorrei fare un esempio con lei. Ci siamo portati in studio un grafico, come dire, una stampa che ci permette di capire ancora meglio dove e come non va utilizzato in questo caso il trucco. Perché questa matita per occhi può essere, diciamo, anche dannosa, se vogliamo. E vorrei che lei, dottore, spiegasse in questo caso perché, con l'aiuto della nostra stampa. Allora, perché alcune volte il trucco viene depositato in questa parte, questa è la palpebra, sezionata a metà, queste sono le ciglia, qui c'è il derma. In questa parte, che è la parte interna del bordo palpebrale, ci sono una serie di puntini, se uno fa attenzione, sono molto molto piccoli, però se si apre la palpebra così, poi con l'aiuto degli strumenti ve lo farò vedere, c'è una serie di puntini. Certo. Questi puntini sono gli orifizi delle ghiandole di Meibomio, si chiamano, cioè all'interno della palpebra, sia quella inferiore che quella superiore, ci sono delle ghiandole che producono una componente lipidica e che viene depositata esce dal dotto della ghiandola e va sul bordo della palpebra. Da qui va all'interno del sacco congiuntivale e fa una pellicola lipidica sul film lacrimale. Questa ha uno scopo molto molto importante. Se si mette, poi vi spiego qual è lo scopo di questo, se si mette il trucco sul bordo della palpebra, questi dotti si occludono e ecco, quindi non esce più quello che dovrebbe essere sulla superficie oculare. Ecco, ma è veramente, leggendo poi insomma l'utilizzo anche di questa matita per occhi, è veramente salutare utilizzare in questo caso il trucco all'interno dell'occhio? No, ripeto, va evitato nel modo più assoluto, perché altrimenti si occludono gli orifizi delle ghiandole di Meibomio. A cosa servono questi? Gli scopi sono due. Dunque, noi abbiamo dei meccanismi di difesa,
e la palpebra è fatta così per proteggere l'occhio. Uh-huh. Uno è come se fosse una grossa palizzata, che sono le ciglia, che sono messe in un modo particolare, è proprio una palizzata a tutti gli effetti, e questo impedisce a detriti di entrare all'interno dell'occhio. In più abbiamo una barriera chimica, e questo non lo sa nessuno, la barriera chimica è fatta da queste ghiandoline qui, perché il sebo prodotto dalla pelle, della palpebra, non deve entrare dentro l'occhio, e quando arriva sul bordo della palpebra trova queste ghiandoline che producono la sostanza oleosa, e quindi impedisce alla sostanza oleosa che è prodotta dalla pelle di entrare all'interno della superficie. Quindi è complessissimo, se assolutamente vogliamo. Però le chiedo, allora, perché non c'è, anche da parte delle industrie farmaceutiche o comunque che fanno prodotti per la cosmetica, un'informazione di questo tipo? Cioè, si dà per scontato e si dà per buono che qualsiasi trucco vada e si possa inserire all'interno dell'occhio tranquillamente per essere naturalmente più belle. Però a questo punto le chiedo, forse ci vorrebbe un pizzico di informazione in più, se è così dannoso per certi versi. Non è dannoso, cioè non è che si rischiano cose serie, però si possono avere dei disagi anche importanti, perché un'altra delle funzioni, una delle funzioni fondamentali della sostanza prodotta da queste ghiandole è, come detto prima, lo strato lipidico delle lacrime. La nostra superficie oculare è rivestita da una pellicola liquida, che è una pellicola fatta di lacrime, quindi è una sostanza, le lacrime sono come l'acqua, ma sopra lo strato acquoso delle lacrime, lo strato acquoso viene prodotto da questa ghiandola, che è la ghiandola lacrimale e che bagna costantemente la superficie, c'è uno strato oleoso. Questo serve, lo strato oleoso serve per due motivi: uno, per farla ancora più liscia, che è una funzione ottica; l'altro, per impedire o quantomeno per rallentare l'evaporazione delle lacrime. Quindi se non c'è, o meglio, se c'è una disfunzione delle ghiandole del meibomio, si possono avere tutta una serie di disagi che sono dovuti alle lacrime che si asciugano. E questo può creare disagi in chi non porta lente a contatto, in chi porta lente a contatto ancora di più, perché le lenti a contatto devono essere costantemente lubrificate, e il lubrificante naturale che noi abbiamo è appunto il film lacrimale. Ecco, adesso noi abbiamo visto la stampa, naturalmente, che ci è stata di grande aiuto, e andiamo come al nostro solito a fare poi una visita proprio nello specifico con il dottor Calossi. Amici di Good Vision, come vi abbiamo annunciato poco fa, abbiamo allestito il nostro studio per anche oggi effettuare una visita su un paziente, quindi il dottore tra pochissimo, mi corregga se sbaglio, ci farà vedere quello che abbiamo visto qualche istante fa su questo stampato, appunto, ovvero la palpebra e come si utilizza il trucco sull'occhio, giusto dottore? Va bene. Perfetto, allora io direi di chiamare la nostra paziente, anche oggi chiamerei Veronica, che ci raggiunge qua. Grazie Veronica per esserti prestata alla visita del dottor Calossi, accomodati pure e lascio a lei la descrizione della visita, naturalmente, dottore. Che cosa vedremo oggi su Veronica? Adesso guardiamo la palpebra, vi farò vedere quella zona della palpebra che non deve essere chiusa dal trucco. Quindi sulla parte esterna si può mettere il trucco, ma nella parte interna della palpebra, siccome qui abbiamo le ghiandoline che vi ho detto prima, e sono, se riuscite a vederle, ci sono dei puntini lungo il bordo della palpebra, questi piccoli puntini sono gli orifizi delle ghiandole di meibomio, che producono, come ho detto prima, la parte lipidica del film lacrimale. Quindi per avere un film lacrimale che funzioni correttamente, la parte lipidica deve funzionare correttamente. Quindi bisogna stare attenti a non dare l'eyeliner lungo il bordo della palpebra, quindi lungo tutta la rima palpebrale, perché altrimenti questi orifizi si chiudono. Ecco dottore, questa può essere una visita che può essere fatta indipendentemente dal... Ora noi l'abbiamo usata oggi ad esempio dimostrativo, naturalmente, ma è una visita che andrebbe fatta in maniera preventiva. Sì, adesso io non sto facendo una visita completa, però sto usando una lampada a fessura per farvi vedere il dettaglio della rima palpebrale,
Ecco, per farvi capire dove sono questi puntini che non devono essere chiusi assolutamente. Poi sul bordo della rima palpebrale vedete che c'è un altro puntino. Questo puntino qui è il puntino lacrimale da cui escono le lacrime. Ora qui è difficile che venga chiuso con il trucco, però questo è molto molto importante che sia aperto, perché da qui pesca all'interno del sacco congiuntivale, le lacrime scorrono lungo la rima palpebrale, vanno a finire nel puntino, poi da quel puntino entrano in un dotto, dal dotto vanno nel naso dove c'è il sacco lacrimale, e quindi tutto il sistema che regola le lacrime è un sofisticato sistema idraulico che mantiene costantemente pulita e lubrificata la superficie dell'occhio. Quindi bisogna fare in modo, quando una signora si trucca, di non interferire con il corretto funzionamento di tutto questo impianto così sofisticato che i nostri occhi posseggono. Ecco, forse diciamo mi stacco un attimo da quello che è l'argomento di oggi, però mi veniva da chiederle se ci sono dei modi per curare proprio il benessere dell'occhio, non so, dei colliri, dei prodotti, come una sorta di manutenzione vera e propria. Sì. È possibile effettuarla su noi stessi, sui nostri Assolutamente occhi? Assolutamente sì, questo si chiama igiene palpebrale, ci sono dei prodotti specifici che servono per pulire tutto il bordo delle palpebre, sono delle salviettine sterili che si possono comprare in farmacia e che servono appunto per tenere ben pulita la superficie, cioè il bordo della palpebra, le ciglia, il bordo delle palpebre. Questa è un'operazione molto molto importante da fare. Quanti sono gli italiani che secondo lei effettuano un'operazione di igiene del genere sui propri occhi? Sinceramente non sono in grado di dirlo. Non è una cosa non è una nozione comune, anche se è una cosa semplice da fare che mantiene, non dico in salute, ma perché se c'è un problema patologico deve essere un medico naturalmente che interviene, ma in un occhio che non ha problemi patologici anche la semplice igiene delle palpebre può aumentare il benessere. A volte i pazienti hanno fastidi perché sentono bruciore agli occhi, perché quando stanno davanti al computer gli bruciano. Molto molto spesso questo non è un problema patologico dell'occhio, ma sono le lacrime che non fanno correttamente il loro lavoro perché si asciugano rapidamente. Ecco, dottor Calossi, oggi abbiamo parlato di lente a contatto e di trucco, di bellezza, insomma, di cosmesi. Le chiedo, per tirare un po' le fila del discorso, per chi porta lente a contatto c'è un modo specifico, diciamo, per truccarsi? Sì, il trucco non deve venire a contatto della lente, quindi chi porta lente a contatto ha palpebre completamente pulite e mani pulite, si mette le lenti e poi dopo si trucca facendo attenzione appunto a non ostruire il bordo della palpebra. Abbiamo appena visto con questa dimostrazione del dottor Calossi le immagini, diciamo in video, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi in trasmissione. Grazie a Veronica per essersi prestata a questo appunto esempio dimostrativo, e ci sono anche tra l'altro altri macchinari che possono far vedere tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma che magari vi faremo vedere se continuerete a seguirci qua con Good Vision. Ringrazio il dottor Calossi, che sarà con noi presente anche nella prossima puntata per parlare di qualcosa di veramente veramente molto curioso, quindi vi invito a seguirci e a rimanere con noi. Grazie anche a CSO, l'azienda leader per quanto riguarda la costruzione di strumenti oftalmici, per averci gentilmente offerto appunto il macchinario di oggi, e ci troviamo sempre qua alla prossima con Good Vision. Grazie a tutti.